Ogni giorno in Italia si contano 3 morti bianche e centinaia di infortuni sul lavoro. Lo scorso anno sono state più di 1.270 le vittime. Complessivamente in Abruzzo gli infortuni sono scesi del 19,3%, mentre sono aumentati dell'1,4% quelli delle donne. La CGIL e la UILM di Teramo, con un sit-in accanto alla panchina rossa di Piazzetta del Sole, hanno voluto ricordare Luana D'Orazio, la giovane mamma che ha perso la vita qualche giorno fa sul posto di lavoro, perché morire così a 22 anni nel 2021 non è più accettabile. Oggi ricordiamo che in Italia muoiono 3 operai al giorno sul posto di lavoro, operaie e operai. Ripartiamo da questa panchina rossa pensando a Luana D'Orazio, l'operaia che è morta qualche giorno fa, per ricordarla innanzitutto come lavoratrice e per dire che non possiamo parlare di morti sul lavoro soltanto quando sono giovani e quando sono madri. Luana è innanzitutto una lavoratrice, come lo è Christian, un lavoratore, ed entrambi perdono insomma la vita lasciando a casa dei figli. In provincia di Teramo com'è la situazione per quanto riguarda le morti sul lavoro o gli incidenti? Anche siamo in linea, diciamo, con il dato nazionale. Attualmente noi registriamo, per esempio, sugli infortuni sul lavoro un calo nazionale dell'11%, il centro Italia almeno 19%. Tuttavia aumentano gli infortuni che registrano le donne, che subiscono le donne sul posto di lavoro. Questo perché evidentemente le donne vengono formate meno rispetto agli uomini, perché vengono ritenute meno affidabili e meno spendibili probabilmente, quando in realtà chiaramente le donne nel lavoro e nella società devono avere la stessa dignità degli uomini. Ovviamente sul posto di lavoro non muoiono solo le donne, tanti lavoratori uccisi da macchinari obsoleti e poco sicuri. Muoiono le donne ma anche gli uomini, come diceva lei giustamente. Beh, muoiono tutti i lavoratori, se non si cambia la cultura del lavoro in Italia, soprattutto si passi dalle parole ai fatti. È un problema non più ammissibile, non lo è stato per i lavoratori, non si può uscire di casa per lavorare e non tornare a casa solo in ragione del maggior profitto e della bassa attenzione, la bassa cultura. Cosa che abbiamo chiedete? In questo paese. Noi chiediamo che il paese deve ripartire dopo la pandemia, ma deve ripartire basando tutte le azioni dalla salute e sicurezza dei lavoratori.